Il gruppo era suddiviso in due articolazioni, una centrale con il compito di raccogliere le informazioni sulle abitudini di vita delle potenziali vittime e individuarne indirizzo e utenza telefonica, e una operativa che materialmente si recava presso le abitazioni per ritirare il denaro e i beni preziosi. Tutti i guadagni erano divisi tra i sodali, così come le spese, comprese quelle legali. Essere vittima di truffa non è mai una colpa. Per coloro che lo siano stati, l'invito è di rivolgersi alle forze dell'ordine, direttamente o attraverso i parenti. Nel caso si riceva una telefonata e il cui interlocutore asserisce di essere una persona amica di un parente, occorre adottare ogni cautela necessaria e informare subito i carabinieri.